Ecco la pianta dopo la potatura. Si può vedere nella parte sinistra lo sperone, che cerco di orientare ben avvicinandomi il più possibile al tronco, e il cavafrutto sullo sperone che avevamo creato l'anno scorso, che è questo. Di qua avevamo due possibilità, però questo speroncino mi sembrava un po' troppo misero, per cui sono andato a cercare qualcosa su quest'altro, e qui abbiamo fatto uno sperone orientato e siamo andati a cercare il capafrutto sul vecchio capafrutto dell'anno scorso, perché questo non era abbastanza forte. Adesso la pianta è equilibrata, porterà una discreta quantità di frutto che poi dovremmo selezionare arrivati nel mese di luglio-agosto.